Siamo al telefono con l'onorevole Marco Donati, direttamente da Roma, perché ancora si trova ovviamente, insomma, a lavorare. Ecco, ci sono delle importanti novità. Partiamo da quelle che riguardano i collegamenti ferroviari. Sì, questa mattina abbiamo presentato congiuntamente a Camera e Senato un'interrogazione per quanto riguarda i collegamenti con gli intercity che negli ultimi giorni avevano avuto alcune difficoltà, ma la bella notizia però è invece che rispetto invece ai collegamenti con l'alta velocità tra la capitale e Arezzo sono arrivate delle risposte, sembra positive, forse saranno confermate con l'orario di dicembre. C'è la possibilità che venga anticipato il rientro da Roma attraverso un nuovo collegamento ferroviario che consentirà soprattutto a chi, ai pendolari, ma a tutti coloro che hanno necessità di utilizzare collegamenti su Roma, verrà anticipato il rientro ad Arezzo con grandi vantaggi soprattutto per chi svolge attività di pendolarismo. E l'altra notizia importante è che anche questa attendiamo conferma nell'orario di dicembre, ma potrebbe essere davvero diventare realtà, incrociamo tutti le dita. L'altro tema potrebbe essere quello di avere un ulteriore collegamento la mattina attorno alle ore 9 tra Arezzo e Roma. È stata approvata anche la legge sullo spreco alimentare? Sì, questa è una legge importante su cui ho tentato di dare il mio contributo non solo attraverso la sottoscrizione ma anche attraverso alcuni emendamenti che sono stati approvati. La legge consentirà nelle prossimi mesi, nel momento in cui verrà attuata, per una legge molto complessa, di raccogliere tutte le eccedenze alimentari e non solo, anche quelle farmaceutiche, e verrà consentita la redistribuzione a fini non di lucro, quindi tutto il sistema delle associazioni di volontariato potrà con più facilità raccogliere le eccedenze dalla grande, piccola e media distribuzione e le potrà redistribuire a chi ha più bisogno.